La cittadinanza onoraria al Milite Ignoto non è un qualcosa che ha visto protagonista solo il comune di Castiglione Fiorentino, ma una buona parte dei comuni italiani, anche perché è stata un'iniziativa di ANCI stesso. Però cade in un momento proprio particolare, in un momento dove forse, ecco, guardiamo anche l'uscita dal tunnel di questo momento di pandemia, di emergenza sanitaria, e allora ricordare determinati valori, si parla di Costituzione, si parla di libertà, si parla di sacrificio, forse ci fa bene, perché è quanto mai attuale ricordarci da dove veniamo. E un milite ignoto, quindi un soldato senza nome, che viene celebrato dalla nord a sud, dalla Val d'Aosta alla Sicilia, nella nostra nazione, credo sia qualcosa che debba essere approfondito, conosciuto, e l'investimento che facciamo anche a livello culturale è quello che le nuove generazioni, quindi i ragazzi, le scuole, possano prendere atto di questa mattinata, che non è la sola, che si è svolta per la ricorrenza del Milite Ignoto. Quanto è importante ricordare? E bisogna ricordare, perché la memoria non è soltanto ricordo, ma è soprattutto elaborazione degli insegnamenti del passato per capire il presente e poter progettare il futuro. Senza una guida, senza un'idea di futuro che affondi le radici nel passato e in un presente che prepari il futuro, non c'è un futuro. Io penso che ci sia tutte le premesse perché le nuove generazioni siano sempre di più coinvolte in tutto quello che facciamo.